Il Signore vi dia pace. Nell'annunciare che il Regno dei Cieli è vicino, nel nome di Gesù lo Spirito Santo parla al nostro cuore. In particolare lo Spirito Santo questa sera, cercherò di essere, diciamo, veloce, no, diciamo però ecco di non prendere troppi minuti, anche se poi qualcuno in più forse lo prenderò, visto che non è soltanto un'omelia, ma un momento speciale come una catechesi, no? Però in particolare il Signore questa sera desidera farci sentire il battito del cuore e di San Francesco. E immaginiamoci proprio in questo momento, perché è quello che sta avvenendo nella grazia, di sentire questo cuore che batte di San Francesco e che arde d'amore proprio per Gesù. A un certo punto San Francesco ci insegna che nella vita di qualunque figlio o figlia di Dio accade qualcosa di molto molto particolare, e è come se Dio dicesse a quel figlio, e in un modo che solo Dio sa dire, io ti amo, io ti ho proprio voluto. Ecco, San Francesco ha scoperto la sua meravigliosa vocazione quando lui ha ascoltato tante voci. E San Francesco, come era successo anche a Sant'Ignazio di Loyola, a un certo punto ascoltava le voci che lo portavano a sentirsi magari grande, perché avrebbe realizzato che sarebbe diventato cavaliere. A un certo punto San Francesco si era, tra virgolette, persuaso, non vorrei dire convinto, che Dio lo chiamava a far cavaliere, e dato che il padre gli andava presso, si era comprato tutto, l'armatura, il cavallo, il seguito, da quello che credono, e se n'era andato praticamente proprio diciamo all'avventura come cavaliere. E poi è successo che lui ha avuto questo fallimento, e quando una persona ha un fallimento non c'è più nessuna voce che gli può ridare vita. Tu puoi sentire le voci del mondo, come quelle di San Francesco che lo vogliono cavaliere, puoi sentire quando pure in discoteca e te pensi che te vai a sballare, in qualche modo ti farà bene, no. Quando tu ti senti fallito, c'è solo una voce che ti può ridare vita. Ed è la stessa voce che quando il profeta ha visto le ossa inaridite, gli ha detto Dio il profeta: profetizza su queste ossa e di loro, vieni spirito dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Vieni spirito dai quattro venti e soffia su queste ossa perché rivivano. Parliamoci chiaro. Io penso che tutti gli esseri umani, io per primo, siamo affamati di vita. L'essere umano è fatto per vivere, non è fatto per morire. L'essere umano non è fatto per morire, è fatto per vivere. Tant'è vero che l'essere umano, quando sa che deve morire, quando in qualche modo si trova davanti a qualcosa che gli presume la morte, soffre, proprio perché non è fatto per questo. San Paolo dice: noi vogliamo che il nostro corpo, non vogliamo essere spogliati ma rivestiti. Noi siamo fatti
per sentirci belli davanti a Dio, per sentirci proprio amati, amati da Dio, cioè perché Dio ci ama, amati da Dio, cioè Dio che ci ama. E quando uno è amato da Dio, ma perché me devo morire? È come uno che ha un dono meraviglioso, il Signore gli ha fatto il dono magari di una casa accogliente e bella e va a vivere sotto il ponte, no? Il Signore noi ci ha fatti per vivere e infatti quando ci ha fatti ci ha messi in paradiso. E noi siamo fatti per vivere e sapete quando noi acquistiamo vita sempre di più? Quando noi ci preoccupiamo di dare vita agli altri. E San Francesco, ma il Vangelo è dando che si riceve. Allora ecco, più tu, più noi ci metteremo a cuore di voler dare il più possibile la vita agli altri e più questo farà scendere la benedizione su di noi anche. Naturalmente non è come lo fa perché vabbè ma così c'è l'insieme di noi, no, lo fa per amore di Dio, però tra le varie conseguenze dell'amore di Dio è che l'amore di Dio fa bene, è come quando respiri l'aria buona, se te vai in compagnia e respiri l'aria con l'altri fa bene all'altri ma fa bene pure a te e quindi alla fine tutti staranno meglio. Allora ecco, non ti concentrare troppo su te stessa, non ti sta diciamo a scarnificare e capire come in qualche modo dovrai, che ne so, scegliere. No, San Pietro Falvi diceva, questa cosa l'ho detta in una catechesi molto importante, diceva: un giorno mentre confessavo, a un certo punto Dio mi rivelò una cosa. Io non la dico a parole mie, però comunque questo è il senso. Mi rivelò che con la misura con cui noi misuriamo saremo misurati. Allora, se tu come misura c'hai che sei contento di rendere felici gli altri, con quella misura sarai reso felice tu. Se te dici basta che sto bene io, stanno bene tutti, tu non farai felici gli altri e ci sarai manco tu probabilmente felice. Perché? Perché il tuo cuore sarà chiuso in questa forma di egoismo e quando arriva l'acqua non riesci praticamente a raccoglierla. Non è perché Dio non te la vorrebbe dare, ma perché se tu ti chiudi con questa misura, quella è la misura con cui darai ma anche con cui riceverai l'acqua. Allora ecco perché San Francesco, quando ha scoperto la sua vocazione, ha sentito che voleva dare tutto per gli altri, e addirittura si è levato i vestiti proprio, no, in segno di povertà, per assomigliare a Gesù povero. Però ecco, questo è molto importante, per diventare felici, come insegna San Francesco, bisogna stare attenti a una tentazione. Io vi dico proprio una cosa importante che ho sperimentato in questo tempo che non ci siamo visti, e in particolare nei giorni in cui ho fatto questo ritiro, tra virgolette. Allora, a un certo punto il Signore mi ha fatto comprendere una cosa che mi ha colpito, e cioè che bisogna pregare per non stancarsi di fare il bene. E poi mi ha fatto fare questa preghiera precisa: non stancatevi mai di essere misericordiosi, perché nella vita quando tu affronti dei dolori, delle delusioni, delle cose, a un certo punto che via la cosa di dire ma chi mi ha fatto qua, no? Ok? Invece no, non ti stancare mai di essere misericordioso, non ti stancare mai di vincere il male con il bene. E stasera San Francesco, e in particolare il Sacro Cuore di Gesù, insegna proprio questo. E vi ricordate questa cosa fondamentale, no? Quando il soldato ha colpito il cuore di Gesù con la lancia,
Non è che Gesù si è alzato e gli ha dato uno schiaffo al soldato, ma è successa una cosa incredibile. In quel momento, quando Gesù è stato trafitto, lì è uscito sangue e acqua. Gesù ha permesso che il suo cuore si aprisse perché non rimanesse più chiuso, in modo che tutti continuamente possono ricevere sangue e acqua. Ecco perché nelle promesse del Sacro Cuore c'è una promessa, poi magari le altre volte le vedremo, insomma, le vedremo un attimino, però dico solo questa cosa. C'è una promessa nelle promesse del Sacro Cuore che dice: li consolerò in tutte le loro afflizioni. Una delle promesse, delle 12 promesse del Sacro Cuore, li consolerò in tutte le loro afflizioni. Abbiamo la garanzia che Dio vuole consolarci in tutti i nostri possibili dolori. E qua finisco dicendo questo. Noi possiamo pure, dalla capoccia al banco, quindi ci abbiamo qui, no? Ci potremmo dare capoccia dal banco, no? Però, per quanti sforzi potremo fare, non potremo mai far scaturire una sorgente dalla roccia. Cioè, nella nostra vita potremmo dare pure le capocciate al banco, ma tanto la nostra vita, anzi dopo c'è pure il mal di testa. Cosa bisogna sapere per poter far scaturire fiumi d'acqua viva? Bisogna sapere una cosa fondamentale. Bisogna sapere che, mettete che adesso entra una persona e si trova in una situazione da mettere 6 mani nei capelli. Come deve fare? Qual è il primo passo che deve fare questa persona? Deve sapere che Dio la vuole salvare. Questo è il punto di partenza. Il punto di partenza non è quello che voglio io, quello che vorrei fare io, ma è sapere che Dio vuole salvarmi. E se Dio mi vuole salvare, e chi mi può fregare? Chi lo può fermare? Allora io mi devo affidare alla sua volontà di salvezza e veramente insieme con lui fare quello che spetta e che lui mi ispira. Ma io devo partire dal fatto che è lui che mi vuole vivo, è lui che mi vuole salvo, è lui che mi vuole santificato, è lui che mi vuole protetto. Altrimenti, come dice il Salmo, se il costruttore fatica senza Dio, invano fatica, si alza del buon mattino, tardi va a riposare, il Signore darà ai suoi amici nel sonno, mentre dormono Dio gli benedice i suoi, ma anche mentre faticano, mentre dormono, gli fa fiorire cose il Signore. Allora noi dobbiamo credere che Dio ci vuole salvare. Come dice San Paolo, secondo il suo proposito e la sua grazia. Dobbiamo partire da questo. Tu in questo momento potrai essere pure una persona in peccato mortale, potrai essere pure una persona che non te meriti manco che te guardano in faccia, ma tu devi sapere che Dio ci tiene così tanto a te che pure se fossi nella fossa più buia, se tu lo vuoi e lo chiami, te viene a pia. E non lo può fermare nessuno. Come quando è sceso agli inferi e ha liberato i prigionieri. Ha voglia i demoni a far così, sì, va bene. Ecco, tu devi sapere che Dio ti vuole così tanto. Sai perché? Come dicevo nella predica di Terni, che nessuno ha sentito perché l'hanno registrata, anzi l'hanno registrata come l'hanno mandata, ma ancora non ho messo sul canale. Allora, nella predica di Terni io ho fatto una cosa incredibile, e ve la lascio. La Bibbia si dice,
Dio ci ha, Gesù ci ha acquistati con il suo sangue. Perché il Padre, quando sente la nostra voce anche dentro una fossa, ci viene a prendere? Perché Dio ci ha acquistati con il suo sangue, siamo carni della sua carne. Ci ha acquistati col suo sangue, Gesù. Siamo acquistati, siamo suoi, siamo roba sua. Non ci può abbandonare in mano ai serpenti, agli scorpioni, perché siamo suoi. Allora oggi senti di una persona acquistata con il suo sangue. Sei acquistato, sei preso, comprato, sei proprietà di Dio. Su di te c'è il sigillo che Dio ti ha messo. Sei sua proprietà. E da qualunque parte vuoi essere stato rapito, Dio ti viene a ritirare. Perché per gli uomini c'è difficoltà di trovarlo il posto dove t'hanno nascosto. Ma per Dio è tutto, pure le tenebre sono luce, dice il Salmo. Allora sentiti acquistato da Dio, e se sei suo, se sei acquistato, sappi che Lui ti vuole sempre aiutare e salvare. Se anche non te lo meriti per niente, te lo meriti perché Gesù ha dato il sangue per te. Riparti sempre da questo, come faceva San Francesco. Riparti sempre da questo, che un Dio, Gesù, ha dato il sangue per te, e quello non lo può cancellare nessuno. E anche se tu stai dentro una fossa, dici: Signore, io non me lo merito, ma per questo sangue, perché non vada sciupato questo sangue del tuo figlio, ritirami fuori. E il Padre davanti a quel sangue non può dire no, se noi lo vogliamo e ci vogliamo salvare. E questo vale in tutte le situazioni di salvezza, di santificazione, quando c'hai un problema di qualunque specie potrebbe essere. Allora ecco, chiedo a San Francesco che stasera ci faccia sentire proprio amati, come si è sentito amato lui quando ha veramente sentito questo amore così grande che non poteva più contenerlo. Voi sapete, nella vita di Francesco a un certo punto lui era arrivato al fatto che piangeva continuamente, infatti gli si erano rovinati un po' gli occhi, e quando gli hanno chiesto perché piangeva così tanto, lui rispose: perché l'amore non è amato. Allora ecco, chiediamo che ci incendi di questo amore, e basta, neanche le nostre miserie possono essere una scusa che ci separa da Dio, perché le miserie, se le mettiamo nel fuoco di Dio, si bruciano. Nulla ci può separare dall'amore di Dio, perché siamo acquistati per mezzo del sangue, delle piaghe di Gesù. Ecco, abbiamo ricevuto Gesù, abbiamo dentro proprio il Signore, corpo, sangue, anima e divinità. Allora adesso chiediamo che stasera Gesù ci faccia proprio una carezza, come l'ha fatta San Francesco, e come ha fatto proprio nell'incontro con Lebroso, come diceva Padre Pasquale, e possa trasformare quello che noi può essere amaro in dolce. La ripetiamo proprio con fede. Signore Gesù, ci immergiamo nella divina volontà. E in questo momento facciamo nostro tutto il fuoco d'amore che tu hai infuso in San Francesco. Fa che questo fuoco possa riempire i nostri occhi e scioglierli nella lode del Signore. Fa che questo fuoco possa riempire le nostre mani e diventi fuoco di guarigione per tutti i nostri fratelli e sorelle. Fa che questo fuoco
possa incendiare tutto il nostro cuore e diventi canto di lode per te, Signore. Paria caria macashinia caria macaria siria macaria siria macaria shinia caria ma caia ia macaria shinia caria macaria siria caia ia macaria caria macaria camashinia. Fa, Signore, che questo fuoco possa ravvivare ogni fibra del nostro amore per te. Ora, Signore Gesù, donaci la grazia che in questo momento San Francesco imponga le sue mani stigmatizzate su ognuno di noi. E come San Francesco aveva misericordia e compassione per gli addolorati e sofferenti, con la stessa carità e compassione, sani nel nome di Gesù tutte le persone che non ce la fanno più. Imponi, San Francesco, le tue mani in questo momento su quelle persone che non riescono ad avere un bambino. Per il fuoco delle tue stigmati, sciogli tutti gli impedimenti, anche diabolici, alla fecondità e all'unione matrimoniale. Tu, San Francesco, che scacciavi i demoni con la tua sola parola e con un ordine hai liberato Arezzo, dicendo, in virtù di santa obbedienza, vi ordino di andare via, ripeti questo comando per ogni situazione che può essere legata al demonio e che ha bisogno di guarigione. Paria caria macaria siria macaria scimia caria macaria siria macaria scimia paia ria macaria caria macaria siria macaria caria caria macchina, caria macchina, caria. Caria macchina, caria. In questo momento è come se il Signore avesse dato a San Francesco il compito speciale di andare proprio da quelle persone che proprio sono in un dolore particolare e che non riescono a trovare un soccorso a questo dolore. La ripetiamo insieme. Signore Gesù, in questo momento manda il tuo apostolo, il tuo servo San Francesco, da tutte le persone che sono tormentate dai demoni, che hanno ripercussioni nel loro viso, nel loro corpo, nel loro dormire, nelle relazioni, nella salute. Fa che l'intercessione di San Francesco
li liberi con dolcezza e potenza, senza manifestazione di nessun tipo. Adesso, San Francesco, con il tuo intervento, fa che ogni persona possa arrivare a dire come te: ho scoperto che ho un Padre nei cieli. Padre Santo, nel nome di Gesù, riprenditi quello che ti appartiene, perché acquistato dal sangue di Cristo, dall'alto della croce, fa che Gesù ci attivi così tanto e strappi ogni persona al possibile potere delle tenebre e ad ogni dolore che può distruggere il cuore. San Francesco, per tutte le quaresime che tu facevi in onore di San Michele, chiedi adesso al Principe delle milizie celesti di venire in mezzo a noi con tutti i suoi angeli. Fa che leghino tutti i demoni e li portino via senza manifestazioni. Adesso comanda i tuoi angeli di visitare e imporre le mani su ogni persona, sulle persone anche che sono a casa e collegate in streaming. Fa che per questa imposizione delle mani tutto il nostro essere si trasformi sempre più in un fuoco di lode, come San Francesco. Ecco, il Signore chiede a una persona di lasciare i suoi pensieri e di credere che veramente in questo momento un angelo sta accanto proprio a lui per pregare su di lui. Questa cosa non vale solo per gli altri, ma vale anche per te. Quindi apriti, apriti, Effata, nel nome potente di Gesù. Adesso gli angeli cominceranno, ho fiducia, a cantare in lingue. Uniamoci a loro proprio perché possano operare su tutto e tutti come Dio vuole. Paria kiria makishania kiria makaria siria makaria siria makaria makashunia karia makaria kaya ria makishania kiria makaria siria makaria shunia karia paya ria makiria siria makashunia karia makaria Karya mashinya karya makarya. Ogni persona metta la mano sulla parte che può avere dolorante o sofferente, insomma, mettete proprio ognuno su se stesso, proprio può mettere la mano sulla parte dolorante e continuiamo a pregare in lingue proprio, perché in questo momento sta operando anche per la guarigione fisica il Signore. Paria kiria makiria siria makashunia karia makaria siria Paria makashunia karia makashunia Karia makaria siria makaria siria makashunia Karia makashunia Karia shunia
Ho fede che il Signore in questo momento stia toccando proprio una lesione che sta qui in basso alla schiena, proprio nella parte bassa della schiena, proprio sta sanando proprio una lesione di questo tipo. Aria makiria kishania kiria makaria siria makashunya kiria kaya makiria siria makashunya kaya makaria kaya mashinya kaya masiria mashinya kaya makishania kaya makaria siria. E io mi dico l'immagine che ho, non ho capito bene cosa, grazie ai prom, ma le scrivo. E io vedo una moglie e un marito, e praticamente è come se c'era un cordone spezzato, in questo momento si è, diciamo, ecco, riannodato. Questa è la grazia. Ariama kishania kiriama karia siriama kashunya. Caria macaria siria macaria scimia caria macaria caria mascina caria macaria siria macascia caria mascina. Questo momento il Signore ha toccato, con fede che ha toccato una persona della gamba sinistra in basso, proprio piede, caviglia e un po' più sopra, proprio per sanare quella parte. Aria macchissiria macasciugna caria macaria siria caria macaria siria caria mascina. C'è una persona che è, diciamo, non si può dire che è profondamente ferita, ma da come mi sembra è proprio un cratere, proprio non è una ferita. Ecco, e sente questo dolore, quasi un dolore che gli dà rabbia verso Dio, per quanto è grossa sto cratere. Ecco, in questo momento il Signore sta toccando questo cratere proprio per chiuderlo. Quindi se sente sensazioni particolari non abbia paura, è lo Spirito Santo che però fa con dolcezza, perché è un bel cratere, quindi tocca far piano piano. Caria macchisciania caria macaria siria macaria macchisciania caria macaria siria caria macchisciania macasciunia caria macasciunia caria macaria siria. C'è una persona che ha fatto dentro di sé, con fiducia che sia così, una preghiera per un'anca. Ecco, il Signore sta ascoltando questa preghiera. Caria macaria macaria siria macasciunia caria macaria siria macasciunia caria macasciunia caria macasciunia. Il Signore sta ascoltando una preghiera per un bambino. Aria macriscia caria macaria siria macasciunia caria caria macchina. Allora adesso, senza toccare l'altra persona, vi chiedo di stendere le mani, senza toccare però le altre persone, col desiderio proprio che Dio passi attraverso questo gesto di solidarietà, come dice Padre Matteo La Grua, perché possa guarire e completare questa preghiera. E chiedo proprio che, se Dio vuole, mandi nel riposo dello Spirito le persone che possono aver bisogno, così come Dio vorrà proprio. La preghiamo proprio insieme. Paria caria macasciunia caria macaria siria macaria macishania caia macaria siria macaria siria macasciunia caia riavahiri haria shinaria siria caia riera hirimara kirira siria kumahaya shinania maria siria caria siria mahaya shinia caria kuria makiria siria o aia yavayaria siya hayor maya shini caria mayaria Kiria Maya Seria Hoya Shinya Washini Kiria Mari Kashinya Karia Mahira Mara Kiria Mashinya. Di
ripetete con me, non per potenza né per forza, ma per lo Spirito di Dio. Non per potenza né per forza, ma per lo Spirito di Dio. Non per potenza né per forza, ma per lo Spirito di Dio. Adesso chiedo che proprio San Francesco, Sant'Annibale Maria, Sant'Antonio ci benedicano con veramente, c'è una potenza enorme, ci benedicano proprio loro nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.